Cominciamo con Edoardo De Angelis. Comandante è un film che racconta un episodio bellico poco conosciuto, ma è anche un film introspettivo. Per tutta la durata sentiamo le confessioni intime di Todaro e degli altri personaggi. È un modo per concentrarsi non tanto sulle ragioni belliche, ma sulle persone, sulle perdite umane, sulle storie, sulle anime che ci sono dietro questi conflitti, perché spesso ci vengono riportati dei numeri, anche in questi giorni si parla di numeri, parlando dei conflitti in atto, di numeri di perdite, ma dietro ci sono persone come noi. E era questa la sua intenzione, concentrarsi sull'umanità. Senz'altro, proprio il fuoco della mia attenzione sta sull'essere umano. E il genere è uno strumento, anche estemporaneo, se vogliamo, per approfondire questo, cioè per approfondire la natura umana, ma non per decifrarla, proprio per il piacere di esplorarla. Mi è sembrato di vedere nella storia, nella vicenda legata a Todaro, soprattutto in relazione al Caballo, un vero viaggio di un essere umano all'interno di se stesso. Un essere umano che, nonostante abbia una menomazione, un forte dolore fisico, generato da un incidente che gli aveva procurato l'occasione di smettere di essere un guerriero. Ma quel guerriero capisce che la natura lo porta lì, lo porta in guerra. E questa volta in mezzo all'Atlantico, che vuol dire in mezzo a nulla. È dentro un sommergibile, che vuol dire non solo in mezzo a nulla, in mezzo a nulla ciechi. È proprio lì che quest'uomo incontrerà il suo destino. È proprio lì che dovrà compiere una decisione che non aveva pensato di dover compiere. E quindi non aveva previsto come si sarebbe comportato, come avrebbe reagito. Ma così tanto lontano da tutte le convenzioni, da tutte le gerarchie, dal linguaggio stereotipato, dai pregiudizi, così lontano da tutto, lui incontra il suo destino. E sa cosa deve fare e lo fa. Si adegua alla sua natura più profonda. Mi ha colpito perché penso, almeno io da sempre coltivo il desiderio di partire e incontrare il mio destino. E quindi questa è la storia, la dovevo raccontare. Cioè, con Favino volevo riflettere proprio sulle contraddizioni di Todaro, nel suo personaggio. È un fascista, un esaltato, però allo stesso tempo appassionato di esoterismo, e poi è un uomo di mare e per questo motivo è leale e salva i suoi nemici giocandosi tutto. Lei, che ha vissuto questo personaggio, si è fatta un'idea, l'ha capito, ha compreso perché prende questa decisione? Ah, io non penso che un attore possa capire chi è il personaggio che interpreta. Può interessarsi al mistero che quest'uomo racchiude e a sua volta quest'uomo non è consapevole del mistero che racchiude. Non penso si possa conoscere una persona così profondamente da dire so chi è. Si può raccontare ciò che fa. E questo fortunatamente va al di là di qualsiasi aggettivo che invece vogliamo usare per racchiudere nella nostra comprensione un altro essere umano. E se tu pensi alle persone che conosci, che ti suscitano simpatia, antipatia, amore, odio, rabbia, è la tua percezione di una parte di quella persona che ha a che fare con le azioni che quella persona fa con te. Questo non vuol dire che quella persona sia amabile, odiosa, simpatica e quant'altro. Non credo neanche che un attore debba
debba dare al pubblico una scatola chiusa. Un attore deve mettersi a disposizione di mostrare quello che questi uomini fanno, hanno fatto, probabilmente intuendo quelle che potevo, tentando di intuire quelle che potevano essere le dinamiche comportamentali attraverso le quali lo fanno, ma le dinamiche comportamentali sono generate da tutto ciò che è intorno a questi uomini. Essere un comandante significa poter esprimere quei pensieri intimi che dicevi tu, solo ed esclusivamente per lettera, a una persona lontana, ma significa non vacillare mai di fronte al comando. Significa avere la responsabilità delle vite di tante persone, significa addirittura in questo caso prendersene altra di responsabilità, significa prendersi la responsabilità della disobbedienza. Quindi questo determina i comportamenti di un uomo. Ma chi sarà, chi è quell'uomo? È uno sforzo titanico da intraprendere e tutto sommato non penso neanche che sia il dovere di un attore. Grazie. A te.